saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo oggi qui per un nuovo aggiornamento di canale. Dato che abbiamo finito una serie e siamo vicino a Natale, unirò le cose per farvi anche gli auguri a fine video. Mentre sotto state vedendo Borderlands 2 e un piccolo montaggio del DLC How Marcus Saved Mercenary Day, ovvero potremmo tradurlo come Marcus salvò il giorno del mercenario. È un DLC che è stato rilasciato in periodo natalizio l'anno scorso e quindi ricicliamolo quest'anno, dato che sul mio canale non l'ho portato. Allora, oggi appunto vorrei parlare di Resident Evil Revelations 2. La serie è partita bene, è stata bellissima fino ad un certo punto, poi è rovinosamente caduta a terra e è stata calpestata più volte, è stata resa uno schifo, però abbiamo comunque finito il titolo, lo abbiamo portato avanti fino alla fine, abbiamo visto tutti i finali alternativi, tutte le missioni extra, anche se era meglio non farlo, però lo abbiamo fatto perché ci piace farci del male a noi, e quindi abbiamo finito il titolo. Abbiamo finito il titolo e dobbiamo scegliere con cosa sostituirlo. Io farei partire le votazioni con l'anno nuovo, più avanti, vi spiegherò anche perché tra poco. E quindi io direi di far partire le votazioni tra uno di quei titoli che ultimamente mi state chiedendo di portare sul canale. Uno di quelli più richiesti è Beyond Two Souls. Per chi ha notato, nelle mie playlist c'è una parte del gioco, che equivale credo a un terzo, è molto poco, ci siamo fermati molto presto, di serie relativa a Beyond Two Souls, per il semplice motivo che la caricavo sul canale di YouTube Italia Forum e questo canale è stato sospeso per un certo periodo e quindi io ho smesso di collaborare con loro e la serie è stata semplicemente troncata lì. Inserirò questo titolo all'interno delle prossime votazioni, però io metterei una clausolina. Avete presente quelle piccole piccole che non si caga mai nessuno ma che poi vi mettono tutto in quel posto? Esatto. No, scherzo, è una stupidaggine. Ovviamente io tenderei a ricominciare il gioco per il semplice motivo che Beyond Two Souls l'ho giocato un anno fa, l'ho caricato un anno fa e io non mi ricordo cosa ho fatto 10 minuti fa, quindi sicuramente non mi ricorderò mai cosa ho fatto su Beyond Two Souls un anno fa. Primo. Secondo, ho cambiato stile di video, ho cambiato anche un po' il modo in cui parlo, ho preso un po' di confidenza e quindi sono abbastanza sicura che verrebbero video differenti. E punto terzo, più importante di tutti, io quando ho iniziato Beyond Two Souls avevo 50 iscritti forse, ora ne ho 350, quindi gli altri 300 non credo che si recupereranno tutto l'inizio di Beyond Two Souls, lo guarderebbero da dove inizio adesso in poi, e quindi potreste perdervi dei pezzi, visto che Beyond Two Souls non ha una linea temporale dritta, ma prende un pezzo qua, un pezzo là, poi se faremo quello vedrete il casino che è quella trama, e quindi se vi perdete un pezzo non capite poi cosa sta succedendo. Un po' per questo motivo, un po' perché se dovesse succedere qualunque cosa al canale di YouTube Italia io perderei l'inizio della serie che poi avrebbe solamente la fine sul mio canale, quindi non mi piace avere queste serie diciamo spezzettate su più canali. Se sono co-op ci può anche stare, ma se la serie è tutta mia, perché devo averne una parte là e una parte qua? Preferirei averla tutta sul mio canale. Quindi se sceglieremo quel gioco, molto probabilmente ripartirò da capo. Non avevo giocato un granché, vi ripeto, avrò fatto ma qualcosa come un paio d'ore di gioco, non è che ci perdiamo la vecchiaia. Facciamo i video un finino più lunghi, li recuperiamo in fretta. Torniamo ai giochi che avete scelto. In molti, molti, moltissimi mi continuate a chiedere Minecraft. Io continuo a rispondervi che è un titolo che volevo fare in coop con Mikoto, però stiamo avendo sempre più problemi a fare questa coop, quindi ora sentirò anche lei per correttezza, ma credo che non ci siano problemi se inserisco Minecraft all'interno della votazione. Perché ragazzi, Minecraft è infinito, cioè si può fare di tutto. E se dovessimo riuscire a far partire sta dannata co-op, si può sempre fermare quello che stiamo facendo, chiudere quello che stiamo facendo e partire con un'altra cosa con Mikoto. Ci sono tante mod, ci sono tante cose da fare, cioè Minecraft è l'infinito e oltre, quindi non dovrebbero esserci problemi. Però prima di confermarvi la presenza di Minecraft all'interno della votazione, sentirò anche Mikoto, perché non mi sembra giusto decidere da sola quando è una cosa che dobbiamo fare insieme. Altri giochi che mi avete proposto sono Tekken e Fallout. Ragazzi, Tekken è un picchiatutto, picchia duro, picchia quello che è, e io non sono molto brava con quei titoli. L'unico che ho giocato è Dead or Alive, in cui sì, me la cavo, ma faccio abbastanza schifo. Quindi è un genere di cui porterò magari un video random se trovo gratuito nel Plus, oppure lo trovo a gratis da qualche parte e vi faccio un video magari.
ma devo ammettere che non è un genere di cui vado matta, quello di Tekken, quello di Dead or Alive, quello di Street Fighter. Injustice devo dire che l'ho giocato e mi ha divertito, ma forse perché c'erano gli eroi della DC e io impazzisco per gli eroi DC e Marvel, quindi credo che molto sia stato quello che mi ha fatto piacere il gioco, però il genere non è un genere che mi piace più di tanto, quindi Tekken... Non ho nessun titolo Tekken, ma credo che non ne avrò neanche uno, quindi quello purtroppo lo devo scartare dalle votazioni. E anche il nuovo Fallout, mi avete chiesto di portarlo sul canale, ma io purtroppo ancora non l'ho preso perché sto aspettando di trovarlo un po' in sconticino da qualche parte. E parlando di sconticini, il 22 dovrebbero essere iniziati i saldi di Steam, quindi magari nelle votazioni potrebbe esserci roba bella se ci sono saldi belli. Altri titoli che mi avete consigliato e che mi sono dimenticata per strada, ragazzi, ci sono i commenti. Io ci terrei davvero tanto ad avere vostre richieste qua sotto, cioè questa sarà la votazione degli iscritti. Mi piacerebbe davvero tanto scegliere un gioco che mi avete proposto voi e che abbiamo votato insieme. Se non avrò altri titoli, ovviamente non posso fare la votazione tra due giochi, ne inserirò qualcun altro io. Ripescandoli da qualche parte ne inserirò qualcun altro io. Però preferirei che foste voi a propormi qualche titolo da affrontare. Ovviamente se non ce l'ho... Amen, ne faremo qualcun altro, però mi farebbe piacere vedere un po' l'orientamento generico dei miei iscritti, vedere su quale genere si vanno a posare i miei iscritti, mi farebbe davvero tanto piacere. Bene, a inizio video ho detto che farò partire le votazioni con l'anno nuovo, perché avrei intenzione di prendermi una settimana, 10 giorni di pausa da YouTube, infatti dal 25 non caricherò più video fino a lunedì 4. Lunedì 4 riprenderemo con i video come al solito, co-op e serie fisse che abbiamo, scelta della nuova serie da far partire tutto quanto, però ho bisogno di una decina di giorni di... nulla totale nel quale ricarico le pile dal 2015 uscente e poi partiamo col botto per il 2016. Quindi in questa settimana 10 giorni non ci sarà attività sul mio canale, risponderò ovviamente ai messaggi e manterrò attiva la pagina di Facebook, però non starò a montare e caricare tutti i giorni perché ho bisogno veramente di recuperare, non ridete, ma un po' di sanità mentale, ne ho veramente bisogno. Bene, credo di avervi detto tutto, di non esservi dimenticata nulla, mentre la nostra intrepida Gage prende a colpi di fucilate un povero pupazzo di neve che non sa neanche da che parte è rivolto, poverino. Approfitto di questo video inoltre per ringraziarvi ragazzi, ormai siamo quasi 360, io sono felicissima che così tante persone siano qui a vedere i miei video e a commentare. Mi rivolgo anche a quelli più timidi che magari non lasciano molti commenti, ragazzi, non c'è nulla di più bello che confrontarsi su una passione comune, su scambiare opinioni e sentire anche quelle di altre persone, magari per cambiare anche il proprio punto di vista o per correggere quello di qualcun altro, ovviamente con i dovuti modi. Non incapponiamoci sulle cose, però se volete lasciare un commento, a me farà sempre piacere leggerlo. In particolare ringrazio Mikoto e Jafar che mi sopportano le nostre pazzerelle co-op e tutti gli iscritti più attivi come Games Black, Evil95, Peppe, Lorenzo Sandoiu e Larens. Chiudo augurandovi un buon Natale, buone feste, buone vacanze e un felice anno nuovo ragazzi. Noi ci rivediamo nel 2016, come sempre vi mando un saluto e vi auguro una buona giornata. Kling klang, le chiami. Più veloce, raggiungi il ponte o ti ci butterò giù. Canzone di mia mamma che canta e canta dai, e nella pancia andrai, tre nani in castigo, tutti nel mio frigo, denti che sbatacchiano e che poi ridacchiano, caro spray per l'allergia, tre filetti di nano vanno via, mi scaldano il pancino come un bel cuscino. Ciao, chi sei oggi e stasera? Pensi che questa luce mi dia una brutta cera? A volte mi chiedo, ma perché non bevo? Poi mi viene in mente che forse veramente serve qualcuno per sfamarmi e mai più lasciarmi, ma poi diventerei, non chi dico che sarei, ma poi un uccellino piccolo e carino. Dice meglio trascendere la realtà, così anche se sembrano assurdità, vedo chiare grandi immensità, tra la letti e gli spaghetti vengono a giocare con me.
Grazie, grazie, grazie.